Una serata all'insegna della solidarietà, quella organizzata dal Soroptimist International di Lucca in occasione della fine dell'anno sociale nella stupenda cornice di Villa Bottini. Obiettivo: sostenere un progetto del comune a fianco dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per reperire fondi necessari alla riqualificazione del parco giochi di Piazzale San Donato, dove tutti i bambini, disabili e non, potranno giocare insieme. Durante la serata è stata organizzata una sfilata di prestigiosi abiti ed accessori dell'atelier Piero Ricci e del brand Villa 31 della giovane e promettente stilista lucchese Emilia Poli, che ha presentato le sue creazioni, borse ed accessori che già a livello nazionale hanno trovato il consenso del grande pubblico. Da sempre, infatti, il club sostiene giovani donne nella loro avventura imprenditoriale. Si è chiuso così l'anno sociale del Soroptimist di Lucca. A settembre in programma un altro importante evento, con il quale si chiuderà la presidenza di Renza Petroni, dopo 2 anni di attività dedicati alle iniziative per la città di Lucca.